Le donne riescono spesso a interpretare le cose in maniera speciale, straordinaria. Le donne del vino assommano una passione che è di tutte le marche, quella del vino, una sensibilità particolare, un gusto diverso. Il calendario racconta la straordinarietà del loro impegno, per me è stata una scoperta, ma sicuramente si tratta di una presenza importante nel nostro sistema, di chi contribuisce, come era nella tradizione, a portare avanti un impegno in un settore di grandissimo valore per l'agricoltura. È un settore di traino, quello del vino, è un motivo per cui si viene nella regione, cioè quello di poter gustare prodotti enogastronomici, e tutta l'attività che facciamo, diciamo, di promozione del territorio attraverso il racconto delle marche, sicuramente dà un contributo a chi fa questo lavoro, e viceversa loro con il loro prodotto raccontano le marche. Un equo scambio è fatto con grande livello, anche il calendario che hanno presentato oggi è un calendario veramente raffinatissimo, le immagini sono naturali etichette per un vino, e l'intero calendario, insomma, ci racconta tutto l'impegno, tutta la passione che le donne mettono quando portano avanti una iniziativa importante come questa. Non è un caso che lei abbia scelto il mese di maggio, dove c'è una donna in bici. Che visita il territorio. Beh, la bicicletta è diventato il simbolo che vogliamo utilizzare per raccontare le Marche. Siamo stati a lungo, siamo una regione poco conosciuta, da 2 anni a questa parte in maniera martellante raccontiamo le Marche, e le racconteremo con un contenuto di fianco, non solo viene le Marche, ma viene le Marche in bicicletta, perché dentro la bicicletta c'è certamente un cluster che funziona e che riguarda tutto il territorio marchigiano, dalla costa fino alle parti interne, ma nella bicicletta c'è il racconto di un ambiente sano, di un paesaggio bellissimo, di aria pulita, di una qualità ambientale e territoriale notevole. Quindi raccontare le Marche con le biciclette significa raccontare la regione del biologico, la regione che attenta all'ambiente e la regione che ha cura del paesaggio.